Presidente, per la prima volta dopo anni recuperiamo l'organico per il Tribunale di Teramo, si prospetta un 2024 più sereno. Sicuramente avere 5 giudici che completano gli organici di Teramo è un grande risultato e pensiamo che sarà una manovra determinante perché ci consentirà di adottare delle misure organizzative per smaltire il più possibile l'arretrato ancora presente presso il Tribunale, delle cause iscritte oltre 10 anni fa, oltre 3 anni fa comunque. Recuperiamo l'organico, Presidente, però si crea il problema della sede. Sì, il problema della sede verrà affrontato a breve. Abbiamo già fatto tutte le prime riunioni sia con il Ministero, con la partecipazione del Direttore Generale Massimo Orlando, sia con la Sovrintendenza alle Opere Pubbliche, e partiranno dei progetti da presentare entro quest'estate per ottenere i finanziamenti del PNRR. Dopo varie ipotesi pare la più probabile quella che i lavori di ristrutturazione del Tribunale, di messa a posto a norma dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento, dell'impianto antincendio e di tutte le parti che necessitano di efficientamento termico, pare che l'ultimo progetto sia quello di lavorare sui singoli piani del Tribunale con degli sgombri parziali. E dove andranno? Si rimarrà a lavorare essenzialmente all'interno dell'ufficio mentre ci saranno i lavori, con un programma a scacchiera di smart working per far sì che il personale presente durante i lavori sia il meno possibile. Perché... Per la messa in sicurezza, Presidente, quindi è tutto rimandato invece per i lavori di messa in sicurezza post-sismica? Sì, quello è tutto rimandato perché ovviamente non sarebbe compatibile con la tempistica del PNRR, soprattutto per ottenere i finanziamenti, credo. E per quello che tempi si possono prevedere? Quello dipenderà da una progettazione particolare. Però è importante precisare, questo mi è stato confermato oggi dai funzionari della Sovrintendenza alle Opere Pubbliche, è importante precisare che i lavori che faremo in base al PNRR saranno compatibili con una successiva riqualificazione e messa in sicurezza sotto il profilo dell'efficienza antisismica.